Ok, allora, benvenuti qui al terzo seminario della Scuola di Liberalismo. Il mio tema è la giustizia nel liberalismo. Innanzitutto, cosa intendiamo per giustizia? Fondamentalmente abbiamo due problemi legati a questo concetto, che io forse un po' scherzosamente dico, riassumo in questo modo. La giustizia è necessaria ma impossibile, nel senso che vedremo. Cominciamo dalla prima parte perché è quella più facile da convincersi. Fondamentalmente la giustizia è un'idea morale, nel senso che appartiene all'ambito di quelli che chiamiamo giudizi di valore. È stato così sin da quando questa distinzione è stata tracciata, per esempio è abbastanza chiaro in David Hume nel Trattato della Natura Umana. D'altra parte la giustizia non è l'insieme di tutti i giudizi di valore, perché molte volte noi diamo dei giudizi morali o estetici che comunque sono preferenze, però non ci riferiamo alla giustizia. Di conseguenza è un particolarissimo tipo di giudizio morale. È un giudizio che riguarda l'uso della coercizione. La giustizia possiamo definirla come l'insieme delle regole che regolamentano, limitano, rendono regolare o limitato quindi l'uso della forza. Per capire questa distinzione, che poi è la stessa che c'è tra giustizia e morale, dobbiamo proprio ricorrere alla nozione di coercizione. E questo è una cosa abbastanza diffusa nella letteratura liberale, perché la ritroviamo in Adam Smith, che scrive nella teoria dei sentimenti morali, e la ritroviamo dopo 200 anni, per esempio in teorici liberali come Randy Barnett. Fondamentalmente il fatto è questo: se io dico bisogna essere educati, sto dicendo qualcosa che sicuramente è valore per la società nel suo complesso, perché rende la società un posto migliore, però non sto dicendo qualcosa che può essere imposto con la coercizione, nel senso che nessuno può essere messo in galera o multato perché non è educato. D'altra parte, se dico non rubare, e sto parlando di un diritto legale, sto parlando del fatto che è legittimo usare la forza contro chi viola i diritti altrui. Di conseguenza, un diritto è un qualcosa che è legato all'uso della forza, è questo che lo distingue dalla morale. La distinzione è arbitraria, nel senso che può variare in qualche modo da periodo a periodo e da società a società. In Arabia Saudita è un diritto legale non essere traditi dalla moglie, nel senso che diventa un oggetto di coercizione legale. Da noi non è più fortunatamente così. Quindi la giustizia è una cosa che riguarda l'uso della coercizione ed è necessaria perché quando è che non c'è accordo sull'uso della forza? In condizioni di guerra civile. Quando le persone non sanno se è legittimo uccidere o non uccidere, assaltare o non assaltare, rubare o non rubare, la società è impossibile. Non è possibile avere una società funzionante se non c'è questo accordo molto ampio su come deve essere usata la coercizione, su quali fini, quali obiettivi rendono legittima la coercizione e quali invece no, perché la coercizione usata in maniera illegittima è fondamentalmente considerata sempre un crimine. Quindi non possiamo fare a meno di interrogarci sulla giustizia perché rappresenta qualcosa di fondamentale per la società umana, senza la quale non è possibile la società. Ci sarebbe soltanto la guerra civile di tutti contro tutti. D'altra parte, la giustizia è un giudizio di valore, non è un fatto, diceva Hume. Noi non troviamo la giustizia come un oggetto che possiamo esaminare empiricamente. Mentre possiamo parlare delle proprietà dell'acqua facendo esperimenti sull'acqua, non possiamo analizzare l'idea di giustizia facendo esperimenti su qualche oggetto che si chiama giustizia. La giustizia esiste soltanto dentro le nostre teste e nel modo in cui ci comportiamo. D'altra parte non è neanche un'idea logica, nel senso che non è come un teorema della matematica che si può dire che 2 più 2 fa 4 e non fa 5. La giustizia non ha questo livello di definizione, non ha senso, no, come diceva già David Hume, parlare di verità o falsità della giustizia. La giustizia è in qualche modo, come diceva appunto Hume, una convenzione, ma non è una convenzione arbitraria, proprio perché è la più importante delle convenzioni, quella che rende possibile la società. Di conseguenza è necessario interrogarsi su ciò che è giusto, perché interrogarsi su questo,
ci consente appunto di vivere in un mondo migliore oppure peggiore, a seconda di qual è l'idea di giustizia che si diffonde e viene ad essere accettata in una società. Però qui abbiamo in parte, in qualche modo, un problema che è una cosa che abbiamo detto essere impossibile, ma in un'impossibilità puramente logica, vuol dire noi non possiamo dire al computer di dirci cosa è giusto, è una cosa che alla fine è una questione di etica e quindi di coscienza. Dall'altra parte non possiamo neanche disinteressarci di questo ambito, perché la posta in gioco è l'esistenza stessa della società. Eppure questi due obiettivi, queste due evidenze sono state spesso prese come contraddittorie, e quindi abbiamo nella storia della filosofia due posizioni opposte ed ugualmente errate, secondo me, che sono quella del naturalismo e del positivismo. Per il naturalismo, siccome è fondamentale la giustizia, allora deve esistere una teoria universale della giustizia. Perché siccome la giustizia definisce la società ed è una cosa che assolutamente noi vogliamo, allora la logica in qualche modo deve aiutarci a risolvere il problema della giustizia in maniera fondamentale, quindi lo risolve definitivamente. D'altra parte esiste la posizione opposta, che siccome non è possibile risolvere il problema della giustizia in maniera puramente logica o empirica, perché è un giudizio di fatto e non un giudizio di un giudizio di valore e non un giudizio di fatto, allora bisogna fregarsene della giustizia, e questa è la posizione del positivismo. Entrambe le posizioni sono sbagliate, anche se entrambe hanno un elemento di verità. Nel senso che da un lato abbiamo un problema che non è perfettamente razionale, quindi è inutile cercare di risolverlo come un teorema matematico, e dall'altro abbiamo un problema fondamentale che è impossibile trascurare. Veniamo a come una teoria della giustizia può essere affrontata in una dottrina politica. Tutte le dottrine politiche, non solo il liberalismo, si compongono essenzialmente di due componenti. Una visione della società, quindi un insieme di teorie su come funziona il mondo, e qui si può parlare di teorie scientifiche, nel senso che ci possono essere degli elementi di carattere giuridico, economico, sociologico, politico che ci danno gli strumenti per capire meglio il mondo in cui viviamo, o per capirlo peggio, a seconda se sono vere o false. E poi c'è una parte normativa, perché ogni dottrina politica è una proposta morale e di conseguenza ci dirà cosa dobbiamo fare, a quali obiettivi dobbiamo tendere, quale concezione di giustizia dobbiamo cercare di realizzare. Tutte le dottrine politiche tendono ad avere entrambe queste componenti. Senza la giustizia una dottrina politica non è nient'altro che una teoria scientifica, ma senza una teoria scientifica una dottrina politica non è nient'altro che un sermone. E quindi abbiamo queste due componenti di ogni dottrina, e nel liberalismo possiamo distinguere un filone in cui la parte oggettiva, teorica, di concezione teorica della società è molto forte, e una concezione in cui invece il sermone morale tende a prendere il sopravvento sulla comprensione della realtà. La prima tradizione è quella che mi piace di più, è quella dominante nel liberalismo. E il test per capire quando ci troviamo di fronte a un autore del primo tipo o di un altro, secondo me, uno legge l'autore e si chiede alla fine del libro: cosa ho imparato del mondo reale? Se la risposta è tante cose, vuol dire che quell'autore ha sviluppato una teoria della società e dopo una teoria della giustizia. Se però la risposta è nulla, so cosa pensa l'autore sulla giustizia, allora quell'autore non ha detto nulla sulla società, non ci ha insegnato nulla, ci ha soltanto detto noi riteniamo giusto queste cose e dovreste ritenerle giuste anche voi. Nel liberalismo abbiamo detto che la prima visione è più diffusa, e così abbiamo gli esempi di David Hume, di Adam Smith, di Ludwig von Mises, di Friedrich Hayek, di cui dirò qualcosa in seguito, però è quasi è questa la tradizione dominante. D'altra parte ci sono dei controesempi, quindi la concezione puramente normativistica della filosofia politica. Nel liberalismo, ad esempio, abbiamo John Locke, il cui secondo trattato sul governo è quasi esclusivamente una teoria della giustizia, con poche informazioni su come il mondo reale veramente funziona. Nel XX secolo le teorie, diciamo, puramente normative, ideologiche, delle dottrine politiche si sono sviluppate molto di più,
il vecchio filosofo morale che conosceva tutte le scienze sociali e capiva la società, come Adam Smith, smette di esistere, e quindi abbiamo gli specialisti in sermoni, gli specialisti in cose puramente normative, senza una vera e propria che associano al loro non associano al loro predicare una vera e propria teoria di come funzionano le istituzioni umane reali. Nell'ambito del liberalismo, gli esempi più noti sono Murray Rothbard, Ayn Rand e Robert Nozick, che è l'autore noto per la minarchia. A me interessa soprattutto l'altro filone della filosofia politica, e quindi diciamo un buon filosofo politico deve prima spiegarci il mondo reale e poi semmai ci dice come lo vorrebbe far in modo come lo vorrebbe migliore. Però deve prima capire in qualche modo le istituzioni umane, la storia umana, eccetera, eccetera, e quindi fare un'analisi che contenga degli elementi presi dalle scienze economiche, sociologiche o politologiche. Cominciamo da David Hume. Allora, David Hume è il primo ad aver scoperto il fatto che il giudizio di fatto e i giudizi di valore sono due cose diverse, che la giustizia appartiene alla categoria dei giudizi di valore, quindi non è un fatto, non è una cosa empirica, non è un fatto puramente logico. E quindi di fatto dice che la giustizia è un artificio, ma non è un artificio sterile o completamente arbitrario, è ciò che rende possibile la convivenza pacifica, e siccome la società è necessaria ad ognuno di noi, perché senza la società gli uomini da soli non sarebbero in grado di produrre, di difendersi dalla natura, di ottenere benessere, allora la società, il mantenimento della società diventa un aspetto fondamentale di ogni dottrina politica, e questo soprattutto nel liberalismo, e di conseguenza ciò che rende possibile la società e quindi anche la giustizia rappresenta sì un artificio, ma un artificio fondamentale, utile ad ogni membro della società. E quindi nel Trattato sulla natura umana, che è un lunghissimo trattato di 1000 pagine, ma forse un po' di meno, che il Hume... in cui Hume parla sia della sua epistemologia che della sua idea di giustizia, quindi sia di politica che di temi più prettamente filosofici, David Hume, dopo aver detto che non si possono avere, diciamo come diremmo oggi, non si possono derivare i valori dai fatti, e dopo aver detto che la giustizia è artificiale ma fondamentale, dice: allora supponiamo di voler mandare avanti, di mantenere la convivenza sociale perché serve ad ognuno di noi, perché senza la convivenza sociale non avremmo i frutti della divisione del lavoro, come direbbe Adam Smith, e la nostra vita sarebbe breve e molto misera, come direbbe Hobbes, che però rappresenta un altro tipo di filosofia politica. Hume dice: la prima cosa necessaria è la stabilità del possesso, e cioè ciò che è mio deve rimanere mio finché io voglio, almeno in maniera stabile, altrimenti una società ordinata non si può avere, perché non ci sarebbe certezza di nessun diritto. La stabilità del possesso vuol dire fondamentalmente che ciò che è proprio in qualche modo deve essere difeso da leggi stabili, da diritti stabili, altrimenti non è possibile tutta la divisione del lavoro che rende possibile la società e il mutuo vantaggio reciproco attraverso lo scambio. Questa stabilità dei diritti di proprietà serve per, diciamo, limitare i danni dovuti alla limitata generosità umana, perché Hume non è un idealista, non ha una visione angelica della natura umana, ha una visione realista della natura umana, non considera l'uomo cattivo come un demone, ma non lo considera neanche un angelo del tutto privo di problemi morali, di limitazioni morali, e quindi abbiamo bisogno di vivere in una società in cui la limitata generosità umana venga spinta verso attività socialmente costruttive e non venga sfruttata per arraffare le cose altrui, e per questo c'è la stabilità del possesso. Perché fondamentalmente il problema della società è molto semplice da capire in termini di teoria dei giochi, quindi in termini economici. Nel lungo termine
tutti ci guadagnano, perché la divisione del lavoro, l'accumulazione del capitale, lo sviluppo tecnologico, sono tutte cose che richiedono la pace sociale, richiedono la cooperazione, la convivenza pacifica, e quindi nel breve termine consentono di produrre tutto quello che vediamo e di mantenere la sicurezza dei diritti come noi la osserviamo. D'altra parte, nel breve termine questo non è vero, perché io posso trovarmi in una situazione in cui il mio interesse è contrario all'interesse generale di lungo termine. Per esempio, ci avvantaggiamo dal fatto che la stabilità del possesso è un principio, però è un principio applicato effettivamente nella realtà giuridica. Però poi, quando ci troviamo di fronte alla possibilità di rubare, il nostro interesse di breve termine è il contrario, è quello di dire, ok, voi continuate a rispettare i diritti, io provo a fare il contrario perché mi conviene. Ed è proprio per questo che la punizione, e qui abbiamo l'elemento di coercizione che è fondamentale nella nozione di giustizia, è proprio qui che la coercizione consente la sopravvivenza della società, perché permette di frenare i comportamenti che noi oggi chiameremmo opportunistici, che nel lungo termine potrebbero distruggere la società e quindi danneggiare tutti, impedendo la cooperazione mutuamente vantaggiosa attraverso lo scambio, la specializzazione, eccetera. Le altre due leggi fondamentali che Hume deduce dalla sua analisi sul funzionamento della società sono, oltre alla stabilità del possesso, il trasferimento per consenso, e cioè i titoli sulle risorse possono essere trasferiti tra persone se queste persone vogliono effettivamente trasferirle, quindi se si chiede il permesso al proprietario, e il mantenimento delle promesse, che è il rispetto dei contratti, perché se io faccio una promessa oggi in cambio di una cosa che ottengo una cosa oggi no scusate ottengo una cosa oggi e prometto di fare qualcosa domani e poi non la faccio, questo rende impossibile gran parte delle transazioni umane. Pensiamo al mercato, dove molte transazioni si fanno oggi una parte e un'altra parte domani, per esempio il pagamento a credito, e senza un principio giuridico che sancisce la santità delle promesse, in questo caso dei contratti, non è possibile tutta la divisione del lavoro e l'accumulazione del capitale, quindi vivremmo in una società misera, perché l'interesse di breve termine di ognuno è sempre quello di fregare gli altri. Ed è la giustizia, attraverso queste tre regole fondamentali, che sono le tre regole fondamentali del diritto di proprietà, del diritto contrattuale, il diritto di proprietà, eccetera, ci consente di vivere in una società dove i vantaggi della cooperazione reciproca vengono effettivamente sfruttati. Senza questi tre principi non è possibile sfruttare i vantaggi della cooperazione, e quindi non avremmo la società prospera che abbiamo oggi, avremmo la società primitiva, nasty, brutish and short, come direbbe appunto Hobbes. E qui abbiamo due citazioni di Hume. La prima riguarda appunto le tre fondamentali leggi di natura: la stabilità del possesso, il suo trasferimento per consenso e il mantenimento delle promesse. La pace e la sicurezza della società umana dipendono interamente soltanto dalla stretta osservanza di queste tre leggi, e non esiste alcuna possibilità di stabilire buoni rapporti fra gli uomini laddove fossero trascurate. Si noti che il concetto di giustizia che sta in Hume, innanzitutto, è un concetto che riguarda i privati. È un concetto preso dal diritto privato, diritto contrattuale, eccetera, eccetera, e non è una cosa che riguarda più di tanto la politica. Dopo, nella parte finale del Trattato della Natura Umana, Hume parla anche di politica, ma quando parla di giustizia ha un concetto puramente privatistico di giustizia, giustizia come mantenimento delle promesse, mantenimento dei contratti, difesa dei diritti di proprietà. Altra citazione: se gli uomini quindi dovessero prendersi la libertà di agire riguardo alle leggi della società come fanno in tutti gli altri affari, nella maggior parte dei casi si conformerebbero a giudizi particolari e prenderebbero in considerazione tanto i caratteri e le circostanze delle persone quanto la natura generale della questione. Ma è facile osservare che tutto ciò produrrebbe una confusione infinita nella società umana, e che l'avidità e la parzialità degli uomini precipiterebbe subito il mondo nel disordine se non fossero tamponate da qualche principio generale e inflessibile. Se voi leggete 200 anni dopo gli scritti di Hayek sulla giustizia, di cui anche parleremo in Law, Legislation and Liberty, Leggi, Legislazione e Libertà, abbiamo che la fondamentale importanza della nozione di generalità e astrattezza vengono nuovamente ripetute, e questo
pone un filo logico che connette la concezione della giustizia di Hume con quella del liberalismo contemporaneo. Un altro autore fondamentale del liberalismo scozzese, dell'illuminismo scozzese, è Adam Smith. Adam Smith scrisse tante opere, anche opere di astronomia, però è fondamentalmente noto per due libri: La ricchezza delle nazioni e La teoria dei sentimenti morali. La ricchezza delle nazioni è il più famoso libro, penso, della storia del liberalismo. È scritto nel 1776 e di fatto forse il primo trattato sistematico di economia teorica, in cui la concezione della società e del mercato di Adam Smith viene analizzata ed esposta in maniera estremamente dettagliata in un libro che saranno circa 800 pagine. La teoria dei sentimenti morali però è un libro un po' meno noto, ma anche altrettanto importante, perché innanzitutto è stato il primo libro di Adam Smith e poi perché è stato l'ultimo libro di Adam Smith, perché per tutta la vita Adam Smith non ha fatto altro che, no, ha fatto anche altre cose, ma si è curato di estendere, di correggere, di curare le nuove edizioni della teoria dei sentimenti morali, e quindi sia il primo che l'ultimo libro firmati da Adam Smith sono edizioni diverse della teoria, dello stesso libro, della teoria dei sentimenti morali. Per capire cosa intendeva per giustizia è meglio La teoria dei sentimenti morali, perché parla anche di quello in maniera esplicita, però ci sono tanti begli esempi interessanti nella Ricchezza delle nazioni. Si è parlato a lungo di un problema di Adam Smith, nel senso che chi leggeva i due libri pensava: ma questi sono due autori diversi, dicono cose diverse, c'è una contraddizione. Questa interpretazione, questo problema filologico di interpretazione che si chiama appunto Adam Smith Problem, probabilmente non era un problema reale, è stato solo un problema di come è stato letto a distanza di 200 anni Adam Smith, e credo che oggi la letteratura più o meno abbia capito che la dicotomia tra i due libri è completamente infondata. In ogni caso, prima cosa, come Smith definisce la giustizia? La giustizia è caratterizzata dal fatto che può essere estorta con la forza, quindi qua la distinzione tra giustizia e morale è fortissima. E la pericolosità della giustizia si vede proprio in frasi come questa, prese dalla teoria dei sentimenti morali: alla magistratura civile è attribuito non solo il potere di mantenere la pace pubblica, reprimendo l'ingiustizia, cioè la violazione, vedremo dopo, dei diritti di proprietà, ma anche quello di promuovere il bene dello Stato instaurando un'adeguata disciplina e scoraggiando ogni sorta di vizio e comportamento inappropriato, quello che adesso chiameremmo stato etico, diciamo. Però aggiunge: di tutti i doveri di un legislatore, tuttavia, questo è forse quello che richiede la più grande delicatezza e il più grande riserbo. Probabilmente questa è una delle frasi meno liberali di Adam Smith, perché almeno accettava l'idea che fosse giusto in qualche modo imporre la disciplina e scoraggiare i vizi, però dice è comunque estremamente pericoloso e non c'entra nulla con la giustizia, e infatti è non solo il potere di mantenere la pace pubblica reprimendo l'ingiustizia. Ma cos'è la giustizia? In molte occasioni, dice Adam Smith, la mera giustizia non è altro che una virtù negativa che non fa altro che impedirci di danneggiare il nostro prossimo. Chi semplicemente si astiene dal violare la persona o lo Stato o la reputazione dei suoi vicini, sicuramente ha pochissimo merito positivo. Tuttavia, egli osserva, tutte le regole di ciò che è specificamente definito giustizia e fa tutto ciò che i suoi pari possono appropriatamente forzarlo a fare, pena la punizione. Quindi anche qui abbiamo, come abbiamo già detto prima, che la concezione della giustizia è inevitabilmente collegata all'idea di coercizione, e abbiamo che l'uso della coercizione è quasi esclusivamente limitato al difendersi dalle aggressioni altrui, quindi dall'astenersi dal violare la persona, lo Stato o la reputazione dei suoi vicini. E questa concezione della giustizia come regole generali e astratte che servono a far funzionare la società e quindi servono all'interesse del singolo che senza società viverebbe una vita estremamente sgradevole, si vede anche in un'altra frase sempre della teoria dei sentimenti morali: nella gara per la ricchezza, gli onori e le promozioni può correre più forte che può,
tendere al massimo ogni nervo e ogni muscolo per superare i suoi avversari, ma se dovesse fare uno sgambetto o atterrare uno di loro, l'indulgenza degli spettatori verrebbe del tutto meno. Quindi l'idea di giustizia è fondamentalmente quella del fair play britannico. Le leggi più sacre della giustizia sono quelle che proteggono la vita della persona e anche la proprietà dei possedimenti, eccetera. La società può sussistere, anche se non nel migliore dei modi, senza beneficenza, ma necessariamente il prevalere dell'ingiustizia, cioè dell'aggressione per avvantaggiarsi degli altri attraverso la forza o la frode, la distrugge del tutto, perché la beneficenza è l'ornamento che abbellisce, ma non la base che sorregge la costruzione, e perciò è sufficiente raccomandarla, ma in nessun modo necessario imporla. Anche qui dicotomia tra morale, la beneficenza fa parte del mondo morale, e diritto, la giustizia fa parte del diritto, e la differenza è che io ho il diritto di usare la forza contro chi viola la giustizia. Un'altra frase, molto la frase che ho citato prima, quella di astenersi dal violare la persona, lo Stato, eccetera, è anche citata ovviamente da Hayek, perché si vede come la concezione liberale della giustizia è omogenea da David Hume e da Adam Smith fino ad arrivare al XX secolo. Una frase presa invece dall'altro libro, La ricchezza delle nozioni, che è un libro di economia, quindi normalmente un libro di economia non è che l'autore si mette a fare prediche morali, non ci dice più di tanto che cos'è la giustizia e cosa non è. D'altra parte ci sono tanti esempi, per esempio parlando delle corporazioni, in qualche modo dice a molti poveri si impedisce di lavorare per via delle leggi che istituiscono le gilde, e questo è una violazione della naturale libertà di ognuno di lavorare come meglio crede, e successivamente dice della naturale libertà di ognuno di scambiare come meglio crede. Quindi questa è comunque la sua concezione di giustizia, che è applicata diverse volte, non occasionalmente, nella ricchezza delle nazioni, alla difesa dei più poveri, in questo caso dei consumatori, in un caso dei consumatori danneggiati dai dazi, in un altro dai lavoratori resi disoccupati dai privilegi delle gilde. Un'altra frase che ci indica che cosa intendesse Adam Smith per la giustizia, e perché questa concezione privatistica della giustizia è importante per la libertà, è questa, presa dalla ricchezza delle nazioni. Lo statista che tentasse di dirigere i privati circa il modo in cui essi dovrebbero impiegare i loro capitali, non solo si addosserebbe il peso di un'attenzione del tutto inutile, perché Adam Smith nei capitoli precedenti ha detto che il mercato funziona, non c'è bisogno di un capo che dia gli ordini a tutti per incrociare domanda e offerta, ma si assumerebbe un'autorità che non potrebbe essere affidata con sicurezza non solo a una persona singola, ma neppure a qualsiasi consiglio o senato, e che sarebbe estremamente pericolosa proprio nelle mani di un uomo a tal punto folle e presuntuoso da ritenersi adatto ad esercitarla. Quindi abbiamo che un altro concetto fondamentale è che la diversità, l'eterogeneità dei diritti di proprietà sono una difesa della società contro l'arbitrio del potere, perché limitano e frammentano il potere, e perché si impongono tante difese contro il potere, in quanto di fatto le risorse sono divise tra milioni di persone, e se queste risorse venissero concentrate in una sola persona, anche se fosse, come dice Smith, un consiglio o un senato, quindi un gruppo di persone, ci sarebbe un pericolo di oppressione e di despotismo, che in una società in cui invece i diritti di proprietà sono diffusi in tutta la popolazione è molto minore, proprio appunto perché non c'è questa enorme concentrazione del potere economico. Di fatto questo ci riconduce al XX secolo, perché anche se Adam Smith parla con estrema chiarezza di questo fenomeno, è soltanto nel XX secolo che l'umanità si trova a vedere centri di potere politico che hanno a disposizione l'intero controllo delle risorse economiche, e in questo caso abbiamo il cosiddetto socialismo reale, il cui principale nemico intellettuale nel XX secolo è stato Ludwig von Mises prima, e successivamente il più giovane Friedrich von Hayek, e che per un periodo di 70-80 anni, e in pochi paesi come la Corea del Nord ancora oggi, ha di fatto fatto il bello e il cattivo tempo per le vite di centinaia di milioni di persone. Fondamentalmente
Smith ci dice che un tale potere è pericoloso e fondamentalmente questo è l'identico messaggio che poi nel XX secolo avrebbero dato Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek, in più aggiungendo tutta la loro critica del socialismo, che è un altro discorso, non riguarda la concezione della, della giustizia. Veniamo a Mises. È strano, a me piace molto Mises e forse è per quello che ce l'ho messo, perché Mises non parla di una teoria della giustizia, quello che ritiene giusto lo si evince indirettamente da quello che scrive. A Mises non interessa una teoria della giustizia perché segue fedelmente i consigli del suo amico Max Weber, che fu l'ideatore della nozione di Wertfreiheit, libertà dai, una parola tedesca che significa libertà dai valori, in quanto Max Weber sta nell'università tedesca, diciamo alla fine dell'Ottocento, vede che gran parte dei professori tedeschi, la cosiddetta scuola giovane, la scuola storica giovane di economia, fanno soltanto propaganda politica a favore dei prussiani, del regime prussiano, e dicono: beh, voi siete scienziati, non mettetevi a fare politica, dovete fare scienza. E questo è il concetto fondamentale di Wertfreiheit, e Mises in qualche modo lo rispetta. Infatti non abbiamo purtroppo una teoria della giustizia, perché non si può fare a meno di una teoria della giustizia, quindi ogni filosofo politico deve interrogarsi su cosa è giusto, anche se non troverà mai una risposta. Il problema della Wertfreiheit è che quando qualcuno fa soltanto questo, non è più un filosofo politico, è un predicatore, e questo è un problema, perché di fatto impoverisce il pensiero politico. Mises è fondamentale perché porta nel XX secolo la concezione di Hume e Smith della società e la espande ulteriormente come, diciamo, teoria della cooperazione sociale, e dice: la società, grazie alla divisione del lavoro e lo scambio mutuamente vantaggioso, è vantaggiosa per tutti, consente a tutti gli individui di guadagnarci, e di conseguenza la cosa fondamentale è preservare questa capacità della società di garantire il benessere di tutti attraverso lo scambio, la divisione del lavoro, eccetera. E di fatto è questa la necessità che sta dietro la teoria della giustizia. Infatti Mises, che non credeva al giusnaturalismo, dice, questo non l'ho tradotto in italiano, dice: il più importante tentativo di trovare uno standard eterno e assoluto di valore, quindi una teoria della giustizia universale, è presentato dalla dottrina del diritto naturale. Questa è una frase presa dal suo ultimo grande libro nel 1962, Teoria e Storia. Tutte le varietà di questa dottrina contenevano un'idea valida, molto prima che gli economisti classici fecero la scoperta di una regolarità nella sequenza dei fenomeni sociali, quindi prima ancora che formulassero una teoria economica, i campioni, i difensori della teoria del diritto naturale erano consci di questo fatto. E quindi di fatto lui dice: noi possiamo interpretare benignamente la teoria del diritto naturale dicendo che effettivamente, come già diceva Hume, ci sono delle regolarità nel diritto che devono essere rispettate, altrimenti la società non è possibile, e qui ci ritorniamo appunto alle tre leggi di Hume. Mises ci dice due cose sulla cooperazione. La prima è che le idee sono importanti. Se gli esseri umani non credono che la cooperazione è vantaggiosa, non basta che sia vantaggiosa in sé oggettivamente, ci devono credere. Perché se si diffondono idee o ideologie che sviliscono l'importanza della cooperazione, quelle che Mises chiama ideologie del conflitto, di fatto gli uomini non riconoscono più nelle teorie astratta della giustizia un vincolo che serve al benessere di tutti. E da questo momento in poi l'idea di giustizia scompare e viene fuori il conflitto, perché non essendo più possibile pensare alla società come qualcosa di mutuamente vantaggioso, allora rinasce l'idea vecchia di secoli e combattuta appunto dai David Hume e Adam Smith, che la società è mors tua vita mea. Mises dice: la morale non nasce dal fatto che i forti si inteneriscono per i deboli, non nasce dal fatto che i deboli usano un artificio retorico per vincolare i forti. Queste idee probabilmente sono state prese da Nietzsche. Nasce dal fatto che serve per la società, e senza questa non è possibile la società e quindi i vantaggi della divisione del lavoro. Gli esseri umani sono, le società umane sono spinte da due forze opposte. La legge di Malthus, che ci dice che gli esseri umani consumano risorse e quindi sono un costo per noi,
E la legge di Ricardo, che ci dice il contrario, che gli esseri umani attraverso lo scambio e la divisione del lavoro sono in grado di produrre ricchezza, di creare ricchezza e quindi sono un vantaggio per gli altri esseri umani. E negli ultimi 300 anni il salario, il reddito delle persone in tutto il mondo non ha fatto altro che aumentare, quindi chiaramente c'è stato un trionfo della forza di Ricardo su quella di Malthus. Nonostante ciò, i malthusiani non muoiono mai e quindi ancora oggi parliamo di sovrappopolazione come se l'esistenza di altri esseri umani fosse un costo e non una risorsa. Passiamo alla fine a Hayek. Lo scritto più famoso di Hayek sulla giustizia, anche probabilmente il suo ultimo scritto, è Legge, legislazione e libertà, che non è un libro, ma tre libri, cioè è diviso in tre parti. La prima parte sono stati scritti a distanza di anni dall'una con l'altra, in tutti gli anni 70 fondamentalmente, e tra una parte e l'altra Hayek si è messo anche a fare qualcos'altro, perché tra lo scrivere il primo libro e tra lo scrivere il secondo, in mezzo ha scritto un quarto libro che non c'entrava nulla, che è La denazionalizzazione della moneta. Allora, il primo volume del libro parla dell'ordine spontaneo, che è un concetto fondamentale della visione della società di Hayek. Il secondo, del problemi del concetto di giustizia sociale. E il terzo parla del costituzionalismo liberale, cioè di come si deve riformare la democrazia per risolvere i problemi delle democrazie contemporanee. A noi interessano soprattutto le prime due parti. Fondamentalmente Hayek dice: io ho studiato, non lo dice esplicitamente in questi termini, diciamo, io ho studiato il liberalismo e mi sono formato su una certa concezione della società fatta di persone indipendenti che si associano tra di loro liberamente e cooperano attraverso il sistema dei prezzi, come sul mercato, e attraverso il diritto privato. E ho trovato questa teoria in David Hume, Adam Smith, eccetera, eccetera, che sono ampiamente citati nel suo libro. E poi però arrivo nel XX secolo, quindi il secolo in cui ha vissuto Hayek, e tutte queste teorie della società sono scomparse e arriva il mito del socialismo e del collettivismo, che fondamentalmente sono incompatibili con questo modo di vedere la società. Allora io quello che faccio è cerco di spiegare al lettore del XX secolo la visione della società tipica del liberalismo, che era una società diversa da come la concettualizziamo oggi. E proprio perché è una differenza concettuale, cioè il modo in cui noi cerchiamo di comprendere la società, è una questione di fatto e non di valore. Quindi Hayek dice: io non sviluppo una teoria della giustizia, sviluppo una serie di concetti per vedere, per capire la realtà e per interpretare meglio la visione liberale della società. Questa concettualizzazione è fondamentalmente basata su una contrapposizione tra due modi di vedere le organizzazioni sociali. Da un lato abbiamo la visione decentrata della società e dall'altro abbiamo le visioni accentrate. Le visioni decentrate si possono definire in moltissimi modi. Nella storia del liberalismo del XX secolo Hayek è sicuramente il più famoso ad aver cercato di esplicitare questi concetti, ma abbiamo altri esempi come Michael Polanyi. E fondamentalmente l'idea è che gli uomini sono orizzontali, cioè vivono sullo stesso piano e si incontrano tra di loro in maniera decentrata, e attraverso delle regole, che sono le regole del diritto privato, della giustizia, sono in grado di coordinarsi tra loro. E quindi, ad esempio, se un gruppo di persone va al mercato alla ricerca di una verdura e quella verdura non c'è, il giorno dopo, facendo domanda di quella verdura, qualche produttore magari capisce che producendo quello può vendere a buon mercato la sua merce e quindi arricchirsi, e allora la domanda e l'offerta si coordinano attraverso il prezzo della verdura e sul mercato. Questa è fondamentalmente l'idea centrale, ed è un'idea, usando un'esagerazione, che possiamo considerare anarchica, nel senso che non c'è un capo. L'idea è un'idea di coordinazione. Coordinazione orizzontale vuol dire che le persone hanno i loro piani, come li definisce Hayek, a volte sono sbagliati, nel senso che io mi aspetto che un'altra persona faccia qualcosa, ma poi quella persona fa altro, altre volte io ci azzecco con la mia previsione, sta di fatto che rivedendo i miei piani alla fine riesco ad arrivare a un certo livello di ordine spontaneo. La visione opposta, non coordinativa della società, è la visione subordinativa, la visione gerarchica.
In questo caso noi abbiamo ad esempio l'esempio più chiaro è l'esercito, abbiamo il generale, il colonnello, il tenente fino ad arrivare alla truppa e abbiamo un flusso di ordini che dall'alto va verso il basso. Questa è un'organizzazione rigida, sviluppata, che deve la sua coerenza logica al fatto che c'è una gerarchia ben definita e che serve un fine particolare. E qui abbiamo un concetto fondamentale, perché se la giustizia è un giudizio di valore, in qualche modo bisogna esplicitare, non possiamo ricavare la giustizia dei fatti, dobbiamo chiederci che cosa vogliamo dalla giustizia, che finalità ha la giustizia. Hayek e tutti i liberali, perché troveremmo la stessa identica idea in Hume, Smith, Mises, eccetera, ci dice la giustizia, qua c'è una citazione di Lippmann citato da Hayek, in un sistema liberale, aspettate che la cerco, eccolo, in una società libera lo Stato non amministra gli affari dell'uomo, stessa idea di Adam Smith, amministra la giustizia tra uomini che conducono i propri affari, quindi non è un problema di diritto pubblico ma di diritto privato, se vogliamo chiamarlo in questo modo. Cosa ci dice Hayek sulla finalità della giustizia? La giustizia deve servire a garantire agli esseri umani la capacità di coordinarsi, nel senso che in qualche modo i loro piani, le loro finalità, i loro obiettivi, sia altruistici che egoistici, non fa differenza, possono coordinarsi se si creano delle aspettative compatibili, dei piani compatibili. E lo scopo del diritto, della giustizia, è quello di rendere possibile questa coordinazione. La finalità della singola azione ce la mette l'individuo. Io un giorno voglio andare in vacanza da una parte e allora prendo l'aereo. Io voglio costruire, prendendo un esempio che sembra opposto, però è altrettanto legittimo, anzi è molto più importante, voglio costruire un ospizio per i bisognosi e allora vado in giro a chiedere fondi, a chiedere persone che vogliono, volontari, eccetera, eccetera. Questo è reso, tutte queste coordinazioni sono rese possibili dalla giustizia, dal diritto privato. Invece nelle concezioni subordinative collettiviste della giustizia abbiamo una finalità ultima, per esempio nel caso dell'esercito vincere la guerra, vincere la battaglia, e tutti gli esseri umani sono assoggettati a questa finalità unica che è la finalità del collettivo. Nel liberalismo non esiste una finalità collettiva, ogni persona ha i suoi fini, altruisti, egoisti, di alto livello, infimi. Voglio andare a vedere l'opera, voglio andare a vedere Justin Bieber, tutto fa brodo. Dice Hayek nel secondo libro, quello sulla giustizia sociale, è un segno della nostra immaturità che non si siano ancora abbandonati questi concetti primitivi e si prendendo ancora da un processo impersonale che produce una soddisfazione dei desideri umani maggiore di quella che si possa ottenere da un qualsiasi arrangiamento deliberato, di conformarsi a precetti morali che gli uomini hanno sviluppato come guida dalle loro azioni individuali. Cioè l'idea di giustizia di Hayek è completamente differente dall'idea di giustizia nella giustizia sociale, perché la giustizia, abbiamo detto prima, è ciò che consente la cooperazione e la coordinazione sociale e non c'è nulla che si debba necessariamente conformare a precetti morali che gli uomini hanno sviluppato come guida delle loro azioni individuali. Oggi che questa concezione della giustizia è assolutamente minoritaria, abbiamo una cosa che per Adam Smith sarebbe stata impensabile, perché Adam Smith, abbiamo visto la frase precedente sul fatto che l'uomo giusto è quello che non danneggia gli altri, oggi possiamo parlare di giustizia o ingiustizia senza che ci siano persone che commettono meno ingiustizie, abbiamo l'ingiustizia senza persone ingiuste, e questo è reso possibile solo dal fatto che abbiamo tolto l'individuo come l'idea di astenersi dal male come concetto fondamentale di giustizia e abbiamo introdotto l'obbligo di fare quello che qualcuno ritiene giusto fare come idea fondamentale di giustizia. Passo qui alle conclusioni, tanto il tempo mi sa che scarseggia. La visione della società e le finalità della giustizia le abbiamo chiarite. Però io ritornerei sul concetto fondamentale che esistono due filoni della filosofia politica, quello in cui si parte da una comprensione della realtà sociale e quello in cui si parla di giustizia in astratto, in maniera assolutamente astratta e avulsa da qualsiasi cognizione di scienze sociali, perché
le teorie del secondo tipo sono abbastanza inutili, sono sterili, sono sermoni, io voglio, mi piace questa idea di giustizia, appunto. Invece quelle teorie del primo tipo sono estremamente istruttive perché ci permettono di capire come funziona la società effettivamente. E recentemente, una ventina di anni fa, l'idea di Hayek della giustizia è stata sviluppata molto bene da un autore americano, un giurista, Randy Barnett, nel libro The Structure of Liberty, in cui dice: questa è la mia analisi della nozione di giustizia e di supremazia del diritto, rule of law, e la mia idea è che ogni società debba risolvere i tre seguenti problemi: che gli esseri umani sono ignoranti e quindi bisogna creare informazione, che gli esseri umani sono parziali ai loro interessi e quindi bisogna fare in modo che non facciano danni a proprio vantaggio, e che gli esseri umani cercano il potere e che quindi bisogna fare in modo che chi ha potere non faccia danni perché solo perché ha il potere di farlo. Questo è un modo di concepire la giustizia che è molto più ricco e fecondo, secondo me, di quello che domina oggi, ma se oggi trovate un libro che parla di giustizia è probabile che non troverete nulla che parli sul mondo reale. Si tratta appunto soltanto di sermoni, e questa è una cosa estremamente triste. Per me si può finire qui.